La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Catania, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 22 persone, indagate di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine condotta dai carabinieri ha consentito di disarticolare due gruppi criminali. Il primo, con sede nella via Concordia all'interno del quartiere storico di San Cristoforo, organizzata in una vera e propria associazione che gestiva lo spaccio, la distribuzione ed anche i turni delle vedette. E durante le riprese di questa attività di spaccio è stata anche ripresa una donna coinvolta nell'associazione che raccoglie stupefacente in braccio un minore in tenera età. L'altro gruppo criminale invece aveva sede in via D'Amico, nei pressi della stazione ferroviaria, e la cui caratteristica era quella di gestire lo spaccio solo ed esclusivamente a domicilio o su prenotazione. Interessante è anche la figura di due tassisti coinvolti nell'indagine, che o compravano lo stupefacente da entrambe le piazze di spaccio per poi rivenderlo a prezzo maggiorato all'esterno di locali notturni, oppure addirittura accompagnavano i propri clienti passeggeri per comprare dello stupefacente.